imperdibili ascoltatori di Cavalli in Pista e quindi conseguentemente anche del Rompiscatole. Siamo ormai a fine stagione e se state ancora ascoltando, io una domanda me la farei, ma non sono le domande del mio quiz, perché quelle le faccio direttamente ai partecipanti del quiz stesso. Quiz bellissimo, divertentissimo e che fa diventare importanti tutti i suoi protagonisti. Questa sera per esempio è qua ai miei microfoni Giuseppe Leanza, che si è appena esibito in una prestazione in corsa di cui non vogliamo sapere il risultato perché non parliamo di corse. Come? Sono terzo. Ma sei contento allora che l'hai detto? Sì, sempre. Io sono sempre contento. Perfetto. Allora, Giuseppe Leanza è conoscenza anche sia canora, perché lui è un grandissimo cantante, ha cantato con Sinatra, mi hanno detto, con Bublé, vero? Sì, io confermo. Benissimo. Chi è Bublé? Ma è mio amico, che anche lui che fa karaoke insieme a me, quindi com'è? Benissimo. E poi tra l'altro un grande frequentatore dell'ippodromo di Montechiarugolo, che noi ricordiamo sempre volentieri. Certo. Siamo nati lì. Perfetto. Allora, sei pronto per partire con questo triplice, con questa triplice domanda che decreterà un po' il tuo futuro, ippico e non solo? Ho già capito che sono finito. Bene. Prima domanda. Attenzione, concentrati. Fai la faccia concentrata. Perfetto. Quale di questi animali è un anfibio? Rana, coccodrillo, asino. Mi viene il dubbio. Non mi guardare, ho detto asino, se mi guardi non va bene. Allora, se dico rana, c'è il coccodrillo anche che va, è un anfibio, è un anfibio. Ma no, la rana l'ho detta prima, ora. Uno, due, tre. Va, rana, via. La rana, attenzione Giuseppe Leanza, si conferma. Un asino, non è vero, la domanda era quella corretta. Seconda domanda che ti posso fare è questa. Qual è il titolo corretto del seguente celebre brano portato al successo da un certo Celentano, che tu sicuramente avrai cantato mille volte? Qual è la canzone di Celentano che canti di più? Esatto, un'emozione non ha voce. L'emozione non ha voce. Dopo, se vuoi, ce l'accenni quando ci salutiamo, ok? Allora, il titolo del brano che ti vado a dire, che devi indovinarlo, è Il Palazzo della Via Gluck. Il ragazzo della via Gluck, il sanazzo della via Gluck. Ragazzo. Sei sicuro? Ma se era bello? Ragazzo della via Gluck. Il ragazzo della via Gluck. 2 su 2, attenzione, ti giochi tutta la tua credibilità con la domanda ippica, okay. Di cultura generale ippica. Guardiamo sul pesante. Allora, durante il finale di una corsa, per decretare la rottura arrivo, rottura traguardo, quindi negli ultimi metri di corsa e la conseguente squalifica, ci si può avvalere del photo finish, della fotografia? Le opzioni che ti do sono sì, ci si può avvalere, no, perché la fotografia non è probante per la rottura traguardo, oppure dipende dal cinema dove lo proiettano. Non assolutamente. Non la seconda. È la seconda, attenzione, Giuseppe Leanza si laurea campione del rompiscatole e quindi adesso ci intonerà il silenzio, non ha, quella canzone di Celentano. Non mi ricordo. L'emozione non ha voce, però me la ricordo. Non me la ricordo. 1, 2, 3. Te la ricordi? L'emozione non ha voce. Un saluto a Giuseppe Leanza a tutti voi, ciao. Grazie, buonasera. Grazie.